sulla dolce provincia dell'Agri, come la chiamava Leonardo Sinisgalli. Qui è il cuore del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lago Negrese, nato nel 2007. Un'area naturale tra le più belle d'Italia, alle prese con la difficile convivenza con le estrazioni petrolifere. Noto è il documentario Pietre, Miracolo e Petrolio, realizzato alcuni anni fa dal regista Pannone, che in qualche modo si ispirava all'Italia non è un paese povero, del grande maestro della cinematografia mondiale, Joris Ivens, girato in parte in Valbasento nel 1960. Sorvoliamo ora il lago di Pietra del Pertosillo, una delle grandi riserve d'acqua in una regione che ha un patrimonio idrico valutato in 1 miliardo di metri cubi, la vera grande ricchezza della regione. Nel 1970, alla vigilia della nascita delle regioni, sulle colonne del Corriere della Sera, Giovanni Russo parlò del piccolo miracolo della Val d'Agri. Scrisse: «Chi vuol vedere l'altra faccia della Basilicata, capire come si può avere uno sviluppo moderno, deve recarsi in Val d'Agri». Lo tsunami demografico, come lo chiama il presidente dello Svimez Giannola, l'abbandono di piccoli e grandi comuni lucani e meridionali in genere, non ha risparmiato questa valle, ad eccezione di Marsico Vetere e della sua appendice Villa d'Agri, diventato un polo di attrazione urbana per tutti i centri vicini. Secondo gli ultimi dati del 15° censimento generale della popolazione, tra il 2001 e il 2011 c'è stato un incremento del più 13,6%, un vero e proprio record a livello nazionale. Agli inizi del Novecento, dopo il viaggio compiuto da Zanardelli e la promulgazione della legge speciale per la Basilicata, si sviluppò tra molti tecnici dell'agricoltura un forte interesse per le condizioni del Mezzogiorno. L'istituzione delle cattedre ambulanti per il territorio lucano spinse un tecnico lombardo, Eugenio Azzimonti, a dedicarsi definitivamente all'agricoltura lucana. Divenuto cattedratico ambulante, andò a dimorare presso la frazione di Pedali, oggi Villa d'Agri, posta nel comune di Marsico Vetere. In quella zona prese in fitto e diresse la grande azienda agraria dei baroni Piccinini e alloggiò nel palazzo che era già stato dei Filangieri, dei Caracciolo e poi dei De Palma. Marsico Vetere e Villa d'Agri rappresenta al tempo stesso il passato e il futuro della Val d'Agri. In località Barricelle, nell'ambito dei lavori dell'ENI, è stata scoperta una villa romana dell'età augustea, primo imperiale, risalente al primo secolo avanti Cristo, primo secolo dopo Cristo, probabilmente di proprietà di Bruzia Crispina, moglie dell'imperatore Commodo. Italia Nostra ne ha proposto la gestione per la creazione di un centro di educazione, formazione al patrimonio culturale ed ambientale,
di supporto al rilancio dell'antica città romana di Grumentum. Tra Marsicovetere e Villa d'Agri troviamo il convento di Santa Maria dell'Aspro, legato alla figura e all'opera di frate Angelo Clareno, esponente di spicco dei francescani spirituali, arrivato qui per sfuggire all'Inquisizione, reo di aver fondato l'ordine dei Fraticelli o Fratelli della Vita Povera, che contestava la legittimità dell'autorità papale. Morì il 15 giugno del 1337. E la sua tomba per secoli fu meta di frequenti pellegrinaggi. Angelo Clareno, di lui ci resta un prezioso epistolario, invitava ad amare la semplicità, la povertà, la modestia, nell'aspetto e in ogni comportamento di vita. Fu un gigante nella storia della spiritualità.